Salve, ben ritrovati con l'altra campana, l'intervista forse una delle più attese qui a Foggia, nel momento caldissimo elettorale. Sorride Leonardo Di Gioia, benvenuto. Salve. Non solo in qualità di assessore regionale al bilancio, che è una carica rispetto alla quale abbiamo imparato a conoscere e anche ad apprezzarlo, ma in questa sede come candidato sindaco al Comune di Foggia. Allora, Certo. Di Gioia, è stata una, naturalmente una novità nel momento in cui sembrava che lo scacchiere si fosse più o meno definito, anche perché diciamo, nelle settimane passate non sembrava poi così propenso a correre per il Comune. Che cosa è cambiato? No, io per molti mesi ho chiarito e ho avuto modo di dire che non era quello il mio obiettivo. Diciamo, essere il candidato di una grandissima coalizione, che però all'esito delle elezioni, qualora fossero andate bene, si sarebbe dovuto trovare nelle solite procedure di contrattazione, negoziazione. Avevo immaginato ed immagino per la città di Foggia una soluzione un po', diversa. Ho lavorato per far sì che la società civile fosse parte del progetto che io avevo immaginato. Ho dinegato diciamo, la mia disponibilità ad essere il candidato sindaco di partiti anche importanti e ho continuato a perseguire una strada che per me è l'unica che in questo momento può dare una opportunità reale, non di cambiamento perché è una parola abusata, però possa dare un sistema di governo che non sia bloccato, rallentato da tutte quelle alchimie, ripeto, delle negoziazioni con i partiti, delle difficoltà che in fondo Foggia ha conosciuto sia da destra che da sinistra. C'è una correlazione tra la sua Quando candidatura e l'esito delle primarie? Ma no, guardi, anche su quello, io non ho interferito sulle primarie, non ho mandato le persone a votare alle primarie, così come ho assistito da spettatore alle lunghissime trattative che hanno portato alla candidatura di Franco Landella. Il problema che io pongo è un problema politico per la città di Foggia, cioè, gli schieramenti, per come sono composti, per come sono articolati al proprio interno e per come a Foggia si sono stratificati, spesso anche, come qualcuno dice, con i cambi di casacca, con i cambi di appartenenza politica, hanno in sé talmente tante contraddizioni che all'atto della vittoria, diciamo, questi schieramenti si scontrano con la sfida del governo, spesso impreparati, pieni di condizionamenti. Io penso che, diciamo, la candidatura della società civile, che in realtà io non sono riuscito a trovare come mo momento di sintesi di tutte le anime che oggi convergono sul mio progetto, ma che oggi io rappresento perché fortemente la connotazione di quello che stiamo facendo viene da fuori dai partiti. Allora, quella situazione ha l'esigenza di potersi liberamente confrontare con la città e questo è l'unico modo con il quale io approccio la campagna elettorale e l'unica cosa che mi ha fatto dire di sì ad essere l'interprete di questo progetto, cioè dire ai cittadini di Foggia, io metto a disposizione quelle che sono le mie competenze con molta modestia, quella che è la capacità che abbiamo di aggregare anche persone che vengono da fuori dei partiti o che sono traditi dall'esperienza dei partiti e fare assieme un progetto che non sia legato a quelle che sono le antiche problematiche che ha vissuto il centrodestra e il centrosinistra. Lo voglio fare per una sola legislatura, una sola Ecco, consiliatura. perché solo un unico mandato? Perché Di io Gioia, lei ci non ha tenuto a voglio, chiarirlo questo guardi, io punto. non voglio dare né l'impressione di cercare un posto all'interno del quale crescere e all'interno del quale, come dire, espletare una quasi professione di sindaco, né penso che sia corretta questa impostazione per sempre. Nel senso che noi oggi viviamo una fase di emergenza derivante in parte dal dissesto, dal predissesto, viviamo da una fase di difficoltà che è quella dello sgretolamento del sistema politico. Io credo che oggi ci siano le condizioni per proporre una sorta di governo di emergenza. Questo governo di emergenza non può essere a tempo indeterminato. I partiti dovranno, riaggregandosi, trovare la propria funzione, perché i partiti sono fondamentali nel dialogo, nel dibattito e nello scambio, diciamo, anche democratico all'interno di una comunità. Oggi però, a mio avviso, non rappresentano una via di uscita, anzi, in questa fase, per come si sono connotati a Foggia, rappresentano una complicazione del sistema. Questa è la mia disponibilità. Ovviamente sono consapevole che forse essendo il candidato, potendo essere il candidato di uno schieramento molto più ampio, avrei potuto vincere anche al primo turno. Preferisco, guardi, lo dico con convinzione, perdere
la sfida elettorale, ma sapere di fare una proposta realizzabile per la città di Foggia, piuttosto che vincere le elezioni ma perdere la sfida del governo, che è quella che viene dopo e che invece secondo me dovrebbe imporre con responsabilità e con senso anche del bene comune, diciamo tutti quanti noi davanti ad una scelta improrogabile e inderogabile. I partiti sono parte del problema, sono una complicazione in questo momento. Lei lo dice al momento in cui si sente un candidato, ho letto proprio ieri, deideologizzato. Sicuramente io sono un deluso dei partiti. Io ho provato a fare questa battaglia all'interno del centrodestra. Le stesse persone che oggi mi attaccano anche sul personale dal centrodestra sono quelle che all'interno di quelle strutture hanno combattuto la possibilità che una classe dirigente nuova potesse crescere. Io ora ho grande rispetto per Tarquinio, grande rispetto per Agostinacchio, però immagino che la generosità di un politico e la capacità di un politico si valuti da un lato per quello che ha saputo fare, dall'altro per quello che sa tramandare, che sa lasciare, per come sa preparare il terreno per chi deve arrivare. Vedere questo continuo ostruzionismo, in fondo il segretario del partito più importante per essere candidato ha dovuto attendere 6 mesi, negoziazioni estenuanti, è arrivato anche lui che ha tante capacità e tanta buona volontà a quasi mettere in discussione il suo stesso impegno. Perché? Perché purtroppo non c'è questa generosità di chi ha avuto tanto dalla politica di poter guardare anche il passaggio del testimone come un momento essenziale della propria esperienza. E quindi io da quell'esperienza, ripeto, vengo e arrivo con grandissima delusione. Però noi oggi dobbiamo ragionare del comune e il comune probabilmente è quella struttura e quella istituzione che più di tutte può fare a meno della ideologia. Noi sappiamo bene, un po' lo sappiamo tutti quanti, lo sanno a destra, lo sappiamo noi che siamo civici, lo sa il centro-sinistra. Certo. Quello che c'è da fare è molto chiaro, spesso ce l'ha detto addirittura la Corte dei Conti. Dobbiamo vedere quali sono le persone in grado di farlo, qual è la buona volontà che dobbiamo avere per farle le cose e quali sono le persone che devono spendersi per questo programma. Certo, lei ha parlato di un governo di emergenza. Foggia di Gioia è una città in emergenza? Ma è una città che è comunque sul filo dell'emergenza. Grazie al sindaco Mongelli e soprattutto alla sua capacità anche di incassare colpi che sono arrivati un po' da tutte le parti, noi abbiamo quasi superato l'emergenza rifiuti, quasi superato l'emergenza bilancio di sesso, abbiamo quasi superato il problema dei precari che ruotano attorno al comune. Siamo in una legislatura, in una consigliatura, quella che si apre, determinante. Allora, dal Consiglio Comunale, a mio avviso, sarà necessario lanciare proposte concrete, proposte realizzabili, non da negoziare con sovrastrutture, non da negoziare pure con chi autorevolmente ha ruoli importanti fuori dal Comune. Noi oggi dobbiamo essere chiamati alla responsabilità. Per me responsabilità significa mettersi al servizio di un progetto. Sì, lei ha parlato di un programma di pochi punti, anche dolorosi. Ha parlato di piano per le società comunali. Società municipalizzate, ex municipalizzate. No, prego. Il primo tema è quello delle società che gravitano nella competenza, nella sfera, nel controllo del comune. Negli anni passati l'amministrazione, ad esempio Ciliberti, aveva inteso spogliare il comune di molte competenze per farle arrivare nell'orbita delle società municipalizzate. Questa cosa purtroppo, in mancanza di equivalenti trasferimenti, ha comportato la grande difficoltà delle società stesse. Sono state gonfiate di funzioni e non altrettanto. E di difficoltà, anche se con un intento sociale, perché capisco bene che trasferire ad esempio il verde, trasferire il servizio dei parcheggi, trasferire altre cose equivaleva anche a garantire nel breve periodo dei posti di lavoro. Questo però ha comportato un venir meno degli equilibri spesso di bilancio ma anche proprio gestionali delle società. Noi a queste tre società dobbiamo dare una risposta chiara, perché l'ATAF, a mio avviso, è in una situazione di difficoltà tuttora grandissima, ha una perdita strutturale che supera i 2,5 milioni di euro, e a fronte di questa vicenda bisognerà fare delle scelte chiare nell'interesse non solo di coloro i quali lavorano, che sono importanti, ma anche e soprattutto del servizio che tutti i cittadini dovranno utilizzare. Stesso ragionamento per l'AMGAS, dove il piano di rientro, il piano di recupero è stato portato... una privatizzazione parziale. No, guardi, noi non sto parlando di privatizzazione in questo momento, sto parlando di partnership con il comune per trovare le strade ottimali. La questione delle privatizzazioni
privatizzazioni andrà vista quando sarà possibile, se sarà necessario, quando le società saranno sane. Cioè, immaginare certo. che ci sia un privato che porti le sue risorse in una società che perde 2,5 milioni strutturalmente mi pare difficile. Dobbiamo garantire che il servizio dei rifiuti vada a consolidamento, dobbiamo completare la vicenda dell'AMGAS che è messa su una corsia positiva, ma che però comunque, come tutto il resto di quello che abbiamo detto, vive una fase sempre altalenante, anche perché non c'è ancora un meccanismo di governance delle società che sia completamente slegato dalla gestione politica. Le pare normale, ad esempio, di Gioia, che in una città come Foggia non si riesca ad appaltare un servizio come quello della pubblica illuminazione? Se purtroppo la strada che si segue è quello del project financing, che è più finalizzato a dire ai lavoratori che conserveranno il posto piuttosto che mettere in efficienza il sistema, mi pare quasi inevitabile. Noi abbiamo purtroppo un gravame anche che viene dal passato con il quale dobbiamo fare i conti, ma quale deve essere la onestà di chi amministra? Dire la verità ai lavoratori, dire la verità alla città e scegliere le strade tecnicamente compatibili. Atti di indirizzo che pure il Consiglio, spesso all'unanimità, ha votato solo per tenere buoni i dipendenti che frequentano il Consiglio Comunale e che sono comunque un problema sociale. Fare sociale nel senso che ai quali bisogna dare una risposta sociale, certo. e fare in modo di mettere in piedi dei meccanismi che già a priori si sa che non funzioneranno, mi pare un atto di grande ingiustizia nei confronti della città che non ha i servizi, nei confronti dei dipendenti che a scadenze brevi si trovano a dover stare sotto al comune sperando nella grazia di qualcuno, nei confronti della struttura patrimoniale del comune che vede impoverire questa ricchezza che poi sono le società, ma non solo di quello ci occuperemo, bisognerà affrontare il tema e l'effetto che l'urbanistica ha avuto a Foggia, bisognerà valutare il ruolo che il comune deve svolgere all'interno del piano sociale di zona, un po' alla luce di quello che è stato approvato, un po' anche alla luce di quelle innovazioni che arriveranno. Però, ripeto, molte delle cose che possiamo dire sono all'interno dei documenti della Corte dei Conti, sono patrimonio anche comune, cioè le cose da fare più o meno sono note a tutti. La qualità dovrà essere nel sistema di governo, cioè più snello, capacità di avere un rapporto diretto con la cittadinanza, nel sistema di controlli, che spesso oggi non c'è, perché il comune programma, però poi non controlla che le cose vengano fatte, in un sistema temporale ben definito, perché il sindaco a tempo indeterminato o il sindaco che deve pensare più a farsi rieleggere è un sindaco spesso distratto, a mio avviso invece oggi serve un sindaco che faccia le cose che necessitano un po' a tutti quanti, anche a quei partiti che poi ne beneficeranno però dalla prossima volta. La prossima tornata. Lei ha chiesto mani libere, non contratterò, disse in conferenza stampa l'assessore, insomma, certo. Ma dopodiché insomma, il progetto civico con il quale si appresta a correre comporta proprio questa libertà. La libertà consiste nel confrontarsi e nello scegliere però in autonomia, perché ci vuole qualcuno che assuma la responsabilità. È un po', mi sembra un po' di risentire le parole che arrivano a livello centrale, no? Faccio il parallelo con i sindacati, ascoltiamo tutti però poi decidiamo noi. No, ma era un parallelo. È la regola della democrazia, cioè chi pensa di raccontare una storia diversa in fondo ha raccontato una cosa. Chi ha imbrigliato la città di Gioia? Lei l'ha vissuta anche da fuori Foggia, qui ha detto la percezione che si ha è di quella di una lamentazione continua e poi quando arriva il treno non lo si sa neanche prendere. Chi ha imbrigliato Foggia? No, io parto da un presupposto, bisogna mettere le persone migliori nei posti migliori. Ovviamente non mi riferisco al sindaco perché sarebbe assolutamente non giusto. E non solo neanche solo alla politica, insomma. E solo alla politica. Noi dobbiamo avere la capacità di scegliere le persone in grado di far fare un salto di qualità alla città, che abbiano relazioni verso l'esterno. Io penso al sistema della Camera di Commercio che oggi ha una nuova classe dirigente giovane, ha un presidente molto attivo, molto capace. Quello è un esempio, a mio avviso, che bisogna seguire, dove non c'è stata una frattura e una discontinuità totale, dove c'è stata però la capacità di innovare, e io sono convinto che Porrega sarà un punto di eccellenza del sistema complessivo della dirigenza locale. Ciò che imbriglia Foggia sono gli interessi particolari. Ciò che imbriglia Foggia è una classe politica che non è stata libera, non ha avuto la schiena dritta rispetto a quelli che in parte sono stati portatori di interesse legittimi, in parte sono stati coloro i quali hanno spaccato il sistema delle decisioni, hanno orientato il sistema delle decisioni. Questo non vuol dire
che ci sia una patologia che sfocia addirittura in una illegalità. Questo vuol dire che spesso la politica ha rinunciato a fare la politica. I partiti pensano di interpretare la politica mentre interpretano, se vogliamo, una sorta di rituale all'interno del quale c'è il capocordata che cerca, anche se mai fuori dall'influenza della propria città, di determinare le scelte perché queste scelte poi hanno influenza per le elezioni regionali, per le elezioni politiche. Spesso abbiamo avuto una classe politica non all'altezza della sfida e comunque oggi scaricare responsabilità, sinceramente, non è neanche l'obiettivo che io mi prefiggo. Io vorrei dire che con questo sistema, cioè di andare un po' oltre il centrodestra e il centrosinistra, di andare un po' oltre il meccanismo ideologico, noi forse abbiamo la possibilità di mettere anche quelli che da destra e da sinistra vogliono lavorare su un'idea precisa, dove raccontiamo un programma, dove raccontiamo i tempi che ci impiegheremo per realizzarlo e dove diciamo quelle che per noi sono le priorità e le persone che devono interpretare questa cosa. In qualche modo, rispetto allo stato vissuto dai partiti e alle parole che lei stesso oggi spende per lei stesso, dice ideologizzato, se significa insomma mettersi equidistanti o equivicino da partiti che sono saltati, in qualche modo si può dire che lei e Vendola un anno fa, quando si promosse questa contaminazione culturale, perché poi fece insomma un po' di scalpore, avete visto lontano. Guardi, il presidente della regione mi ha chiamato per chiedermi l'assessorato, di incaricarmi dell'assessorato, chiedendomi di lavorare per la regione, per il mio territorio, non al servizio né di un partito né di una idea politica. Cioè mi ha chiesto di essere in quella veste tecnico, però comunque rappresentante di un territorio, rappresentante e portatore di idee, di eventuali capacità che lui mi ha riconosciuto con grande onestà e con grande amicizia. Ecco, Ora, in quest'ottica, diciamo, di professionalità da un punto di vista amministrativo, istituzionale e tecnica, immagina un possibile sostegno del governatore, cioè anche al suo ruolo, a questa nuova partita che sta guardi, io giocando? sono convinto che il governatore abbia a cuore Foggia e non la maggioranza che dovrà reggerla, quindi aiuterà Foggia qualunque sia la maggioranza che si configurerà. È di tutta evidenza che diciamo, il progetto che portiamo avanti, per quanto non è possibile oggi incasellarlo in nessuna delle proposte politiche che arrivano, è comunque un progetto che a mio avviso trova udienza facilmente a livello regionale perché la regione è attenta a ciò che di nuovo evolve sul Ecco, ma territorio potrebbe pugliese. spendersi in prima persona con Io la non faccia penso, io non del penso. presidente di una regione? No, io non glielo chiederò in tutta sincerità perché non vorrei metterlo anche nella difficoltà, ovviamente dovrà decidere lui quello che vorrà fare, però io credo che Vendola sia il teorico delle primarie e quindi più di tutti abbia a cuore che l'esito delle primarie venga custodito all'interno di un'alleanza di centrosinistra. Io non chiederei mai al Presidente di violare quello schieramento, quell'accordo, così come io ho detto alle liste che pure si sono Sì. affacciate al nostro potenziale tavolo per poter avere udienza, spazio. Io ho ringraziato tutti, ho detto ci vedremo per il bene della città all'esito di quello che sarà il risultato elettorale. Però diciamo, noi dobbiamo chiedere non alle persone di cambiare la propria testa e quindi di spostarsi da una parte all'altra. Noi dobbiamo chiedere di condividere un progetto, di condividere un'idea per Foggia. Dopodiché io, che ho già detto, riconosco ai partiti un ruolo comunque fondamentale. Diciamo, sono tra quelli che vorrà contribuire a costruirne qualcuno forse un po' più democratico, qualcuno forse un Il po' progetto con Mario Mauro immagino dove sarà più continui in questo semplice, senso. con Mario Mauro, con gli amici, guardi anche con Maurizio Lupi da un lato, con lo stesso presidente della regione dall'altro. Sinceramente, diciamo, non credevo, diciamo, a un percorso che portasse me in questa situazione, ma è il travaglio, è il percorso di chi questa cosa la soffre giornalmente. Cioè, a me non piace certo essere additato come uno che è stato eletto nel centrodestra e che lavora oggi alla regione con la maggioranza di centrosinistra. Ovviamente non mi fa piacere, avrei voluto lavorare con quelli che hanno condiviso con me la battaglia elettorale, però a un certo punto avevo la necessità o di essere fedele al mio territorio e alle persone che mi hanno votato, oppure al capopopolo regionale che mi imponeva delle scelte e spesso mi impediva di farne altre. Sinceramente la mia libertà non era negoziabile con quella che poteva essere semmai la buona stampa da ricevere o i buoni complimenti da ricevere da gente che a mio avviso ha fatto il suo tempo a Foggia, ha avuto la sua opportunità e con un po' di generosità dovrebbe guardare un po' al futuro. Lei resterà assessore per tutto questo Io periodo, chiederò al le Presidente ricordo.
cosa ritiene utile fare per la Giunta, per la Puglia e per anche la città di Foggia. Prenderò atto di quelle che saranno le decisioni. Mi piacerebbe portare a termine alcune cose importanti che per Foggia stiamo facendo, però credo che questo atto di messa a disposizione sia un atto nel quale io rinuncio ad un ruolo, rinuncio ad un qualcosa che mi pare sia quantomeno equivalente a quello di fare il sindaco, e lo faccio veramente con lo spirito di chi vuole ringraziare la cittadinanza di Foggia, che però vuole convincere la cittadinanza di Foggia della bontà delle proprie idee e della possibilità di vincere fuori da questo meccanismo. È una sfida difficile, però se non fosse difficile, diciamo, non la faremmo noi, la farebbe forse, non si farebbe proprio, ecco, mettiamola così. Va bene, Di Gioia, in bocca al lupo. Crepi. E naturalmente ci rivedremo in questa sede per commentare le evoluzioni. Leonardo Di Gioia, candidato sindaco al comune di Foggia, grazie. Grazie a voi. E a voi tutti, ci vediamo domani, arrivederci.